Mi sono fatto un... 2 anni! Mi sono fatto un caffè doppio e l'ho rovesciato nel tappetino. Stavo registrando un video, ok? Volevo registrare un video molto bello. Dici, vabbè, cosa può andare storto, no? Porca puttana! Porca! Salve a tutti e bentornati in un altro episodio di Zastrattacata. Adacatarza. Oggi una location di... Non è vero, cioè, nel senso, questa è la location normale. Però voi mi guardate da dritto, non siete da di là. Ah. Ho selezionato 10 domande su tutte quelle che mi avete lasciato. Musask, quanto fa 97 per 3 più 4... Porco Dio. Quadrato diviso quadrato. Che più è commerciale? Che cazzo? Hai portato altre anime nell'aldilà, a parte gli uccellini e la vecchia? Ah, in realtà un bel po' di anime. Cioè, oddio, non so se è una cosa da vantarsi. Se volete un giorno vi posso raccontare... comunque, cos'altro ho portato all'aldilà? Ho portato all'aldilà dei ricci, molti, dei topi, un macello, uccellini ancora e forse 1/2 gatti. Garno Stongin Balfedi che muove la fotocamera ogni 3 secondi, professionale. Perché hai deciso di fare questa serie settimanale e non mensilmente? Non c'è nessuno dietro la fotocamera. La sto portando una volta ogni 2 settimane. È più bello farlo attendere un po' di più. Quindi magari lo faccio uno ogni 2 settimane. Non lo so, decidete voi. Cioè, l'importante è che voi mi fate domande. Musask, da dove è venuto il nome Muso? Oh. Risponderò una volta per tutte questa domanda, perché in realtà mi sa che l'avevo già risposta, però... Basta. Muso deriva da muso di Step Up. Non ho mai visto Step Up. E voi direte: allora, perché siccome mi chiamo Luca, non ho mai avuto un soprannome chissà quanto bello, se non Lu, Luchino, Luke, Luchignaccolo, Luchigno, ok? Non ho mai avuto soprannomi. E il mio cognome, l'unico soprannome che aveva era Sitch. Ma non vorrei essere chiamato come una persona morta. Vabbè, hai mai pensato di lasciare Twitch, YouTube, Instagram? Tutti i santi giorni. Non passa un giorno in cui non penso di abbandonare Twitch o YouTube. Sono serio. Perché da sempre, da tutti i giorni io. Ogni tanto arriva quel momento della giornata e dico: sti cazzi. Tanto non c'è nessuno, quindi. Cosa ne pensi dei tuoi spettatori / follower dall'inizio della tua carriera su Twitch e su YouTube? Ti senti soddisfatto dei traguardi che stai raggiungendo? Allora, cosa ne penso dei miei followers? Penso che avete tutte le carte in regola per essere perfetti, ma siete... Non lasciate like, non lo lasciate mai, non lasciate like. E non mi seguite su Instagram. Cioè, su Instagram non c'è nessuno. E quindi, cosa ne penso? No, non mi seguite su Instagram, non mettete like su YouTube, non guardate le live su Twitch. Ti senti soddisfatto dei traguardi? No. Ci sono vari livelli di soddisfacenza, se così si dice. Satisfacings. Dove magari uno poteva essere a raggiungere i 10.000 su YouTube, ma una volta raggiunto quello si apre un altro obiettivo, che magari è quello dei 20.000, ok? Tipo come su Instagram. Mi piacerebbe arrivare a 10.000? Ok, oggi sto spammando un po' troppo Instagram. Però la cosa figa dei traguardi è che una volta che ne raggiungi uno, se ne sblocca subito un altro. Quindi non devi mai sentirti appagato. Ok, abbiamo capito, ciao. Mi piace una ragazza, ma non si cosa regalarle per il compleanno. Secondo te, se gli regalo, le regalo i madonna. Apprezzo il fatto che hai fatto questa domanda per farmi sponsorizzare le felpe, ma non sai scrivere. E che cazzo? Musask, quanto hai pagato in totale tutta l'attrezzatura per la postazione? 10k. Ho risposto velocissimo. Ma tu sei reale? No. L'ultima, ma non ultima per importanza. Quali traguardi vuoi raggiungere entro la fine dell'anno? Non voglio dire niente perché se poi non ci arrivo mi sento demotivato. Quindi non dirò niente, mi va bene così. Voi fate quel cazzo che volete. Puttana Eva, che cazzo di... No, mi son cagato addosso ancora.